Per essere sempre informato sulle nostre trasmissioni radiofoniche, iscriviti al gruppo Facebook di Radio Ballerina One. Va ora in onda Ballo Quotidiano, tutto il ballo in pochi minuti, rubrica radiofonica giornaliera a cura di Tony Mantineo. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Questa mattina è presto, qui l'orologio mi dà le 5.30 del mattino, io sono in piedi, sono già alla radio, come quando ero giovanissimo, 18 anni appena, mi alzavo alle 5 del mattino, alle 5.30 ero a Radio Cosmo, preparavo i dischi, una volta c'erano i dischi, non c'erano i file come oggi, non c'era computer, non vi era schermo, bisognava prendere quei pezzi di plastica nera col buco in mezzo per poter poi fare la cosiddetta scaletta dei brani da mandare nel programma della sveglia. Io conducevo dalle 6 del mattino fino alle 7.30, conducevo la trasmissione intitolata Buongiorno Amici, poi qua andavo a lavorare, pensate, prendevo la macchina, correvo, andavo all'Euro a lavorare in un ufficio fino alle 5 del pomeriggio, avevo 18 anni, pensate che fortuna, già un posto fisso, e poi vi racconterò più avanti com'è andata la mia vita. Ebbene amici, buongiorno, quest'oggi che vi dico, dobbiamo parlare di ballo. Sono stato un po' assente, un po' latitante, è vero, perché impegni professionali non mi hanno permesso di essere puntuale qui alla radio. Poi abbiamo sistemato alcune cose, perché c'è un caos in giro. Vi dico che poi non dipende poi molto anche da me, c'è poca professionalità come sempre. Queste sono cose che io dico sovente durante le vecchie trasmissioni, se andate a prendere anche le puntate passate, sono un po' forse ripetitivo, ma se le cose intorno a noi non cambiano, no? È chiaro che io devo essere un po' ripetitivo nel parlare al pubblico, perché sono tante le persone che ascoltano questo programma che ovviamente sentono dire Tony Mantineo ci racconta sempre le stesse cose. Facciamo un po' di cronaca, gli vengono a mancare questi nomi importanti, e che vogliamo fare, la vita purtroppo è questa. O poi avete visto nei telegiornali Shakira che attraverso la musica riesce a mandare messaggi al suo ex. L'amore è sempre il particolare protagonista nelle canzoni, nel bene e nel male, scrivendo canzoni. Anch'io ho scritto canzoni d'amore, molti non lo sanno, ma sono autore anch'io, ho fatto ascoltare dei brani durante le mie serate live. Beh, poi faremo una festa magari dove vi canterò qualcosa di me. Adesso non so se le scuole di danza cominceranno a montare il pezzo di Shakira. Io so che per la gara del 22 nessuno ancora si è permesso, perché il tempo è veramente poco, di montare il brano di Shakira. Io credo che sarà uno dei successi di ballo come quelli degli anni passati, dei nostri festival dei ricordi, con Shukram, con tutti quei pezzi che veramente sono stati ballati nel corso delle nostre competizioni. Ben venga quindi Shakira, da una sua problema di cuore verrà fuori magari un successo di danza. A proposito di danza, entriamo subito nella danza. Stavo un po' parlando in giro con addetti ai lavori, e ultimamente, andando a prendere i permessi alla SIAE per le competizioni di danza, sapete, sono dirigente federale, per cui devo girare tutte le varie sedi della SIA. Io le conosco quasi tutte, perché attraverso la federazione si fanno gare un po' in tutto il Lazio, quindi conosco un po' tutti i mandatari, perché sovente vado a ritirare i permessi. Negli ultimi 2 anni mi stavo chiedendo perché non c'è più fila alla SIA. Prima c'era veramente tanta fila di persone, dovevi perdere un'ora, un'ora e mezza per prendere un permesso. Adesso entri e trovi quasi tutto vuoto. E poi mi sono chiesto, ma perché lavorano solamente 3 giorni alla settimana? I loro uffici sono aperti mercoledì, giovedì e venerdì per 3 ore la mattina. Oh, io ho detto, vabbè, sono diventati signori, lavorano solamente 3 giorni. No, poi parlando con addetti ai lavori, parlando con qualche mandatario con i quali ho più confidenza, mi dice, non si balla più, molte ballere sono chiuse, le gare sono quelle che sono, i loro ispettori vanno in giro per vedere se lavorano a porte chiuse queste ASD, queste scuole, queste ballere, oppure se sono effettivamente chiuse o aperte. Insomma, è un problema questo, perché pare che il ballo sta calando. Gli autori, gli editori mantengono la SIA e tutto quello che è lo spettacolo, io ve l'ho detto la volta scorsa, per quasi un PIL di 4 miliardi di euro l'anno. È una fetta importante del nostro prodotto nazionale, però un po' tutto si è ridotto. Signori, non si
balla più, non ci sono più coppie che ballano il ballo classico, ci sono tutti questi balli di gruppo che si ripetono. Il problema è molto ampio, ne parleremo, andrò in giro anche con i microfoni a fare delle interviste, vediamo cosa diranno gli addetti ai lavori, coloro che dirigono le balere, perché queste balere hanno chiuso, lo sappiamo, costi di gestione veramente alti. Secondo me poi il problema è un altro, che io l'ho sempre detto, organizzatori, sale da ballo si sono svendute regalando 2, 3, 4 euro a persona ai promoter, ai maestri promoter che portano le persone. Questo ha rovinato il settore. Nella danza sportiva non c'è stato un rinnovamento, solo la nostra federazione, la FIBES, è riuscita a fare un rinnovamento. Ci sono competitori che per un anno sono costretti a ballare sempre le stesse figure, le persone se ne sono andate a fare qualche cos'altro. I soldi non ci sono. A proposito di soldi, lo Stato ha riconosciuto le associazioni sportive, ultimamente gli ha dato anche 200 euro per il caro bollette, però pochi ne hanno usufruito. Perché? Perché le ASD non sono in regola, non vanno a fare gare, non fanno sport, si adattano ad avere 10-12 allievi che portano in giro nelle sale chiedendo la gettonella, e pertanto le scuole di danza, quelle veramente professioniste, sono poche. E allora io cercherò di aiutare attraverso questa trasmissione a dare dei consigli. Già vi posso annunciare che il 5 di febbraio si farà una riunione, grossa riunione, dove potranno partecipare anche gli addetti ai lavori. Si parlerà di queste problematiche, si parlerà perché questo mondo del ballo è ridotto quasi a una ginnastica. Ho visto recentemente degli annunci che regalano diplomi per diventare istruttori di danza sportiva, e questo non può essere, non tutti possono prendere un diploma per insegnare. Ecco, ci sono tante problematiche che vanno un po' a influire, anche perché se chiude un po' il ballo, come si è ridotto, anche noi come trasmissione di che parliamo? Dobbiamo fare polemica, parlare di polemica, diventiamo poi antipatici, poi tutto il mondo del ballo chiude, perché le scuole chiudono, le balere chiudono, e questa è l'analisi sconcertante di questa mia trasmissione veloce quest'oggi, perché siamo impegnatissimi, siamo veramente alla vigilia della competizione di ballo che si svolgerà ad Anagni, siamo abbastanza contenti, ma visto quello che sta accadendo, pare che adesso nevica sull'Appennino, insomma non lamentiamoci, andiamo avanti, siamo sempre fiduciosi, perché signori, come dicevano gli antichi greci, il mondo del ballo toglie le sofferenze dell'uomo. Pensate che il potere che ha il ballo, ma il ballo però fatto bene, perché guardate che il ballo è un'arma a doppio taglio, se lo fai bene sei bravo, se tu non riesci a ballare bene vai in pubblico e corri il rischio di diventare ridicolo, specie in certe danze come possono essere le latinoamericane, dove il corpo deve muoversi in un certo modo. Ecco, a proposito, coloro che devono venire alla gara, mi raccomando di affrettare, molti non hanno completato le iscrizioni, mandate fogli, mandate moduli, mandate, ecco, tutto quello che dovete mandare, perché insomma ci divertiremo domenica prossima ad Anagni, palazzetto dello sport, a partire dalle ore 10 del mattino. Ok signori, sono argomenti importanti che affronteremo avendo più tempo nelle prossime puntate. Intanto vi auguro veramente una buona giornata, un buon fine settimana che si avvicina, e alla prossima con Ballo Quotidiano, dove puoi sapere quello che altri non ti diranno mai. Ciao a tutti. Abbiamo trasmesso Ballo Quotidiano, tutto il ballo in pochi minuti, rubrica radiofonica giornaliera a cura di Tony Mantineo. Per contattare la redazione di Radio Ballerina One, invia messaggi al numero 333 30 32 222 utilizzando WhatsApp. Se non vuoi perdere gli appuntamenti con le nostre trasmissioni radio-televisive, iscriviti al gruppo Facebook di Canale Danza. È il modo più facile per rimanere sempre in contatto con la tua grande televisione specializzata sul ballo.